Qualunque cosa venga detta, che la dico io o un altro, di per sé non ha alcun valore. Dipende se ci sono dei recettori aperti. Gran parte delle parole che diciamo nella vita sono parole vuote, non perché di per sé lo siano necessariamente, ma che perché spesso siamo isolati, non c'è connessione. E quindi le parole sono solo delle vibrazioni nell'aria che arrivano all'interlocutore come fosse un oggetto fisico, lo attraversano, arrivano nelle pareti, se siamo in casa, escono dalla finestra, ma è un movimento del vento, niente di più. Il cuore della Costituzione è stato strappato, non funziona più. Col consenso dei giuristi, c'erano da pazzi, cioè ci sarebbe da aspettarsi che le università di giurisprudenza vanno tutti in piazza, tutti i filosofi che hanno minimo di conoscenza, cioè vanno nell'anima del popolo italiano, quella che si è espressa nelle sue migliori élite del dopoguerra. Nel 1948 esce la Costituzione italiana che pone fine a questo schifo, creando i diritti sociali, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute. Veri, il diritto alla democrazia sostanziale, cioè il diritto alla sovranità dei cittadini, è un fatto nuovo. Su questa è stata modellata la Dichiarazione dei diritti universali, questa Costituzione è il nucleo fondativo, cioè quello dei diritti sociali che fa la differenza tra una democrazia vera e una democrazia maschera, cioè fasulla, quello è stato tolto. Come? Perché non ce ne siamo accorti? Quindi quando noi compiamo un'azione e ne traiamo un vantaggio, dobbiamo sempre chiederci, lo traggo solo io? A scapito di qualcun altro lo traiamo tutti insieme? Ecco, questa domanda gli economisti non se la sono mica posta. Capite di cosa sto parlando? Bene, questa domanda però se l'è posta al Buddha 2500 anni fa. A proposito, nell'ottuplice sentiero, al settimo passaggio, dice retti mezzi di sussistenza. Pensate, un uomo vissuto 2500 anni fa che parlava allora di retti mezzi di sussistenza. Cosa avrebbe detto dei banchieri? Divaricazione poveri e ricchi indica il massimo dell'ingiustizia. Un'economia finanziaria che produce questo esito catastrofico è una psicologia individuale che fa da specchio, eh? Ognuno per sé. Perché ce la dobbiamo cavare da soli? Io. Oggi ci troviamo con un sistema normativo internazionale di cui noi facciamo parte, purtroppo a livello del tutto incostituzionale, cioè contrario alla nostra Costituzione, non dichiarata, perché è questo che non va bene, capite? Perché uno può dire io la penso diversa e faccio una battaglia. No, è stato fatto sotto, sotto, sotto. Ve ne dico una sola. Il sistema dell'economia è stato chiamato questo economia sociale di mercato. Economia sociale di mercato. Che è un'economia sociale sta qua? No. Andiamo a vedere le radici, non sono altro che la conseguenza di una storia che via via si è costruita con questi sintomi. Allora, pensare filosoficamente, pensare bene, pensare in modo veritativo, significa andare. Osservare i sintomi, ma saper sempre ricollegarsi a qualcosa di meno apparente, più profondo, che ne è l'origine. Questa è la ricerca veritativa. Il resto sono pratiche superficiali da supermercato della conoscenza. Marketing delle idee, pian pianino, pian pianino, pian pianino. Facciamo un provvedimento. Osserviamo la reazione della gente. Se nessuno protesta, se non succede nulla, semplicemente andiamo avanti e lo rendiamo irreversibile. Perché
dopodiché ne facciamo un altro, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, finché indietro non si torna. E oggi siamo così. Passare dal mondo degli affari al mondo delle relazioni armoniche, dove può circolare l'amore, la più bella realizzazione umana che esista. Solo per quello. E oltre questo porta a generare una speranza nel futuro, perché se questo movimento si estende, beh, allora si possono generare imprese che non sono predatorie, ma imprese che generano valore aggiunto per chi? Per tutti. Nel mondo della dualità, io do, ma sono anche così. E tu cosa mi dai? Do, e tu cosa mi dai? E allora sto molto attento a dare meno e a prendere di più. E sapete chi è uomo di successo? Colui che dà pochissimo e prende tanto. Questo è l'uomo di successo. Il successo esteriore. Dentro così fuori. E perché è così importante fare questo passaggio? Perché vede, oggi se noi protestiamo contro queste cose, ma siamo fatti della stessa pasta, fammo ridere. Finché siamo condizionati, che stiamo a dire in banchiere, forse sei un usuraio, se io stesso sono un usuraio di me stesso. Se scopriamo che noi non siamo il nostro carattere, non siamo i condizionamenti, non siamo le nostre idee, ma siamo qualcosa di infinitamente più grande, prezioso e sacro, allora ci rendiamo conto, anche solo per un istante, che andiamo a cercare sicurezza dove non c'è. Non possiamo più permetterci di non andare a snidare i virus del pensiero che ormai ci abitano e che ci rendono disonesti e quindi violenti nei confronti, uno, di noi stessi. Perché disonesti? Perché anziché governarci bene, e il governo buono qual è? Il governo che genera armonia all'interno, un governo che lascia vivere al proprio interno dei continui conflitti, non è un buon governo. Basta. Noi siamo corrotti, ma gravemente, proprio corrotti e quindi totalmente inaffidabili, per noi stessi e per gli altri. Questa è una malattia. La malattia vuol dire male, quindi pensare male. Non è più una malattia individuale, è una malattia endemica, cioè diffuso ovunque, ed epidemica, siamo in epidemia, cioè questa cosa si sta rinforzando. Gramsci diceva, occorre il pessimismo della ragione, cioè saper guardare fino in fondo il male, e l'ottimismo della volontà.